Benvenuti ad un nuovo appuntamento della nostra rubrica Lo chiedo al dottore. Ancora una volta insieme a noi la dottoressa Maria Roccaro, primario dell'unità funzionale di nefrologia del Centro Catanese di Medicina e Chirurgia, noto a Catania come ex clinica Motta, e direttore sanitario dell'ambulatorio di emodialisi. Negli scorsi appuntamenti abbiamo conosciuto un po' più da vicino questa branca della medicina, la nefrologia. Oggi cercheremo di capire a questo punto quale tipo di alimentazione bisogna seguire nel caso delle patologie renali e come sempre risponderci la nostra dottoressa Roccaro, alla quale naturalmente diamo ancora una volta il benvenuto. Buonasera a voi. Il ruolo dell'alimentazione è un ruolo fondamentale nel nefropatico, nella persona che ha un'insufficienza renale. Perché? Partiamo sempre dal presupposto che i reni sono dei filtri, in questo caso malati perché appunto hanno una disfunzione renale, e questi filtri non sono altro che dei vasi sanguigni. Questi vasi sanguigni sono sclerotici, sono induriti, per cui questi buchini sono più piccoli nelle loro dimensioni. Quindi attenzioniamo ora il tipo di alimentazione in sé. Le proteine, si è visto che avendo un elevato peso molecolare, arrivano a livello renale come dei macigni, come delle pietre. E quindi è opportuno dare in questo caso un'alimentazione ipoproteica, quindi a basso contenuto di proteine, proprio perché? Perché in questo modo sforziamo, sovraccarichiamo il meno possibile i reni. Quindi una dieta ipoproteica 0,7 grammi pro chilo nelle 24 ore è opportuno darla. Poi ci sono diverse linee guida che comunque un po' a volte confondono diciamo, l'iter della problematica renale, però di fatto la più accreditata è proprio l'alimentazione ipoproteica. C'è anche da dire e da sottolineare che è un'alimentazione, come dire, che nel corso del tempo non porta al blocco della progressione dell'insufficienza renale, se la causa dell'insufficienza renale è la nefroangiosclerosi, perché è una malattia che intacca il cuore pulsante dei reni, ma comunque ci aspettiamo che questa venga rallentata, quindi l'insufficienza renale evolve in maniera meno rapida rispetto a chi mangia un'alimentazione libera. Quindi normalmente l'alimentazione è ipoproteica, ipercalorica, quindi ha più alto contenuto di calorie. Dottoressa Roccaro, nel caso di gravi insufficienze renali si può ricorrere ad una terapia? Esiste la terapia sostitutiva, nel momento in cui i reni filtrano pochissimo e quindi si urina pochissimo e c'è un incremento importante dei ritentivi azotati, si ricorre al trattamento sostitutivo che è il trattamento emodialitico. Poi c'è anche un'altra possibilità, sempre di depurazione, quindi di sostituzione della funzione renale, che è la dialisi peritoneale, che è meno frequente in Italia perché può dare delle complicanze come la peritonite, eccetera. Quindi normalmente si ricorre alla terapia emodialitica. Il paziente attraverso l'emodialisi che si fa normalmente 3 volte alla settimana per 4 ore depura il proprio sangue e in questo modo conduce uno stile di vita discreto, diciamo. Rispetto agli standard precedenti, le tecniche emodialitiche ormai sono all'avanguardia. Per cui spesso se è un paziente giovane abbiamo anche la possibilità nel contempo di inserirlo in lista d'attesa per il trapianto renale. E ci sono molti centri che si occupano in Italia, anche il centro del Policlinico di Catania è un centro di eccellenza e il Centro Catanese di Medicina e Chirurgia si occupa, e la sottoscritta in particolar modo, di inserire i pazienti appunto in lista d'attesa per il trapianto renale. A questo punto diventa fondamentale la prevenzione e per poter fare una visita con la dottoressa basta chiamare il numero 346 66 91 158. Lo studio si trova in Viale Africa 170, interno C. Vi ricordo ancora una volta per le vostre domande gli indirizzi email info@sestarete.com oppure direttamente potete scrivere alla dottoressa al suo indirizzo maria roccaro@yahoo.it. Grazie ancora per essere Grazie stata a con voi. noi.